che vi chiedo di conservarlo perché vi dirò a cosa serve. Intanto poi c'è un altro fogliettino che vi è stato consegnato con la richiesta dei vostri dati. Ecco, vi chiedo cortesemente di consegnarlo poi all'uscita. Ecco, ci disponiamo a dare inizio all'incontro, vi dico un po' come si svolgerà. Adesso inizieremo con la preghiera, con l'invocazione allo Spirito, poi interverrà il sindaco della città che porgerà il saluto, il nostro vescovo che introdurrà il nostro incontro, poi dopo la presentazione prenderà la parola la professoressa De Simone, che già ringraziamo e alla quale diamo il nostro benvenuto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Insieme. Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo. Siamo tutti riuniti nel tuo nome. Vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori, insegnaci tu ciò che dobbiamo fare. Mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme. Non permettere che da noi peccatori sia resa la giustizia, non ci faccia sviare l'ignoranza, non ci renda parziali l'umana simpatia, perché siamo una sola in te e in nulla ci discostiamo dalla verità. Lo chiediamo a te che esci in tutti i tempi e in tutti i luoghi, in comunione con il Padre e con il Figlio per tutti i secoli dei secoli. Madre della Chiesa, prega per noi. Bene, intanto porgiamo gli auguri al sindaco da pochi giorni rieletto e quindi a lui, a tutto il suo consiglio, a tutta la giunta, gli auguri per un buon lavoro amministrativo a favore della nostra città di Matino. Grazie per quello che fate e che farete. Grazie Eccellenza, grazie anche per aver organizzato qui l'incontro finale che ha visto tante persone, tanti fedeli, noi compresi, approcciarsi al Sinodo, e quindi oggi avremo l'occasione di ascoltare la relazione finale e quindi anche gli interventi da parte dei convenuti, che ringrazio per essere qui a Matino, come ringrazio chiaramente Don Tommaso, so con quanto precisione ha cercato di realizzare questo incontro, e ringrazio chiaramente i relatori, la professoressa De Simone e Monsignor Piero De Santis, per cui ascolterò con piacere la relazione finale e quanto verrà fuori da questo incontro, che ritengo molto importante. Grazie. Bene. Allora, grazie intanto che avete accolto l'invito, perché immagino con questo caldo e anche con il bisogno che abbiamo di riposare un poco, vi abbiamo sollecitati a stare insieme. Intanto ci ritroviamo dopo un mese e mezzo con molti di voi, quando ci siamo visti per Casarano, per accogliere il documento finale, no, della nostra diocesi, che è stato inviato poi a Roma, alla CEI. Con molti di voi mi sono incontrato in questi ultimi due mesi in occasione della visita pastorale ed è stato molto bello stare insieme, parlare, dialogare, e sono davvero sorpreso per come è stato accolto e realizzato sia nella preparazione, no, del documento, sia anche in occasione della visita pastorale, questo dialogo, il dialogo sinodale. Ho riscontrato nelle commissioni, anche dalla lettura un po' di tutto quello che voi avete elaborato, che c'è stata serietà, zelo, dedizione. Certo, non da tutte le parrocchie, chiaramente, non potevamo pretendere, però ecco, la maggior parte delle commissioni ha lavorato con entusiasmo e ho visto che hanno partecipato proprio con amore. È la strada che dobbiamo percorrere, perché si sta rivelando, no, interessante e gradita a tutti. Le commissioni che noi abbiamo costituito
ecco, mi sono reso conto proprio da vicino, andando, stando nelle parrocchie, che sono costituite sì da persone ormai di una certa età, mature, che siete voi che, no, che portate avanti il peso, anche la bellezza, no, della nostra pastorale nelle parrocchie. Ci sono anche persone, i giovani e i ragazzi che hanno partecipato. Molte volte le commissioni erano costituite dagli operatori stessi, operatori pastorali, quindi gli addetti del lavoro, e però ci sono state anche forme di ascolto di persone più lontane, più, ecco, quelle che noi magari sentiamo ai margini invece sono anche con noi vicine e ci guardano sempre con attenzione. È stato anche fondamentale il lavoro dei coordinatori, che hanno raccolto, hanno ascoltato, hanno sollecitato questi momenti di fraternità, di conversazione spirituale, e poi le sintesi che hanno prodotto consegnandole ai referenti parrocchiali, ai referenti cittadini e poi all'equipe, alle referenti foraniali e all'equipe sinodale. Ecco, siamo noi stasera, tutti coloro che hanno lavorato, che ci fermiamo ancora una volta per ascoltare. Ecco, questo documento che noi abbiamo inviato alla CEI, l'abbiamo inviato anche alla professoressa De Simone, per dire che cosa, ecco, ti sembra il nostro cammino diocesano. Certo, la sintesi non può prendere tutto ciò che è stato detto, non nelle varie realtà, ha cercato di davvero di prendere ciò che è più significativo, non si può pretendere una sintesi così esaustiva. Quindi qualcuno magari non ha trovato il suo intervento, ma non era questo l'obiettivo. Era metterci in ascolto, in discernimento dello Spirito Santo per capire la strada che come diocesi noi dobbiamo intraprendere, oltre che come Chiesa italiana. Ecco, l'impressione che ho avuto è che molti interventi riflettono più il passato, di cui noi siamo ormai testimoni, ci siamo impregnati di un cammino già fatto, consolidato, per dire anche tutta la nostra pietà popolare, no? La religiosità che c'è, la fede, la devozione che c'è nelle nostre popolazioni. E quindi anche dalla sintesi emerge, no? Questo vissuto che è una ricchezza, è un patrimonio che noi abbiamo e che dobbiamo conservare e anche migliorare. E poi emergeva anche l'entusiasmo con cui si fanno proposte, tanti propositi, progetti ambiziosi, no? Si sogna. Quindi c'è una lettura del vissuto e anche un sogno verso il futuro. E questo ci dà speranza. Ecco, io devo davvero manifesto stasera una gratitudine a voi. Intanto colgo l'occasione proprio per ringraziare il sindaco che ci accoglie, per salutarlo, e quindi poi saluto anche Don Tommaso insieme a tutta la comunità parrocchiale che è qui, e grazie proprio anche alla professoressa per il contributo che ci offrirà. Ecco, io non mi dilungo, dico solo alcune piccole risonanze che ho avuto dentro di me quando, davanti a tutto questo lavoro, è stato bello riscoprire la possibilità di stare insieme e di dialogare, questa capacità di ascolto. Forse non eravamo abituati, ci sono anche questi due ultimi anni di pandemia che ci hanno isolati e quindi ci hanno resi anche quasi diffidenti gli uni con gli altri e ne abbiamo risentito il peso. Però ecco, la testimonianza delle commissioni è stata davvero corale, la gioia dell'ascolto, dello stare insieme. Secondo, la coscienza che stiamo vivendo un momento particolare nella nostra Chiesa. È un passaggio d'epoca, dice il Papa, giustamente, ma anche noi stiamo vivendo un passaggio anche di una pastorale, da una pastorale di conservazione ad una pastorale che cerca di affrontare le nuove sfide che ci attendono. E poi questo punto, questo documento che da una parte diventa punto di arrivo perché è elaborato da noi e non a tavolino dagli esperti, no? Ma poi diventa, la cosa interessante è che diventa punto di partenza, perché stasera, davanti alle sollecitazioni che la professoressa ci donerà, noi torneremo a riflettere per dire adesso come questo cammino, questo documento può diventare il nostro percorso. Ecco, chiudo
Così vi faccio piccole confidenze che ho raccolto adesso durante la visita pastorale. Mi sembrava davvero opportuno comunicarle perché, ecco, è un cammino che stiamo facendo insieme come diocesi. E quindi la possibilità di stare più a stretto contatto con le comunità parrocchiali, con le persone, sentire le loro confidenze, dialogare nelle commissioni, è stato molto bello. Davvero ringrazio tutte le parrocchie che mi hanno accolto, come mi hanno accolto, come hanno elaborato questo incontro. Ecco, ho colto quattro esigenze. Una, bisogno di spiritualità. Credo che davvero oggi il cuore si è inaridito e abbiamo tutti bisogno di riscoprire una bella relazione con il Signore, una forma di pregare davvero più incisiva nella nostra vita, che penetri, che impregni un po' la nostra vita, il bisogno di stare insieme e di comunicare la ricchezza spirituale che abbiamo. Secondo, un'altra, ecco, siamo sollecitati ad una fantasia creativa. Ecco, la pastorale ha bisogno di trovare slancio, linfa, proprio per saper cogliere la domanda delle persone, dei nostri fratelli, e da poter dare una risposta. E allora ci vuole una fantasia nel creare il linguaggio, la comunicazione, l'approccio, anche la testimonianza. Un altro invito che mi sembra che voglio fare a voi, che mi sembra importante, è superare i personalismi. Ecco, nelle nostre parrocchie tante volte emergono questi personalismi, no, che dividono, contrapposizioni, e acquisire sempre di più l'idea che siamo una famiglia spirituale, una famiglia dove ci aiutiamo reciprocamente e dove noi, ecco, vogliamo valorizzare il contributo di tutti, non di alcune persone, perché anche nelle parrocchie abbiamo questo rischio che alcuni, i collaboratori più stretti, sono quelli gli illuminati che guidano un po' la vita pastorale, l'attività, e gli altri magari sono ai margini, quelli che devono eseguire. Invece credo che questo cammino ci sta facendo scoprire la bellezza dell'ascolto di tutti, non solamente di alcuni. Certo, rimane sempre il problema, e chiudo, della formazione. Oggi non possiamo più andare avanti senza la formazione. Non solo la formazione pastorale, metodologica, teologica, degli operatori pastorali, catechisti, no? Tutti sapete quanto è difficile oggi fare questo servizio e ci vuole una formazione, no, molto intelligente, preparata, ma io mi riferisco anche alla formazione dei battezzati, cioè il laico, il battezzato deve vivere la sua vocazione non solo attraverso le attività parrocchiali, ma in famiglia, sul posto di lavoro. Il battezzato è il ragazzo che deve essere protagonista, il giovane. Ecco, dobbiamo riscoprire proprio questo protagonismo dei laici, no? Lì dove vivono, nell'ambiente, nel territorio, nelle vari ruoli che svolgono, è lì che devono sprigionare la fede e la vita cristiana. Una cultura cristiana è proprio per impregnare tutto il nostro territorio. Bene, ecco, io ho colto questo dalla visita pastorale, mi sembrava opportuno comunicarlo, non so se a voi serve, però adesso, ecco, ci mettiamo in ascolto della professoressa, poi avremo la possibilità di approfondire qualche provocazione, no, che ci verrà posta, e poi lavoreremo per descrivere il futuro. Intanto grazie a tutti quanti. Presento la professoressa sapendo ed essendo convinti che in genere nelle presentazioni è molto più quello che non si dice che quello che si dice. Ecco, la professoressa Giuseppina De Simone è laureata in filosofia. Nell'anno accademico 2005-2006 ha conseguito il dottorato in teologia presso la Pontificia Università Lateranense. È ordinaria di filosofia della religione e coordinatrice della specializzazione in teologia fondamentale, teologia dell'esperienza religiosa nel contesto del Mediterraneo, nella Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, sezione San Luigi. È inoltre docente incaricato alla Pontificia Università Lateranense ed è direttrice della rivista Dialoghi. È membro del comitato direttivo dell'Associazione Italiana di Filosofia della Religione. I suoi studi si muovono tra filosofia e teologia, riguardano in particolare l'esperienza religiosa, le radici affettive della conoscenza, la valenza speculativa della rivelazione cristiana e dell'esperienza di fede.
Insieme al marito, il professore Miano, ha partecipato al Sinodo dei Vescovi del 2014, dedicato alle sfide pastorali della famiglia nel contesto dell'evangelizzazione, e del 2015, dedicato alla vocazione e alla missione della famiglia nella Chiesa nel mondo contemporaneo. Ha fatto parte del comitato scientifico che ha preparato l'incontro di riflessione e di preghiera dei Vescovi del Mediterraneo sul tema Mediterraneo in frontiera di pace nel 2020 e ha tenuto la relazione introduttiva dei lavori sul tema Consegnare la fede alle generazioni future, sfide e risorse del Mediterraneo. È membro del gruppo nazionale di coordinamento del cammino sinodale della Chiesa italiana. È una donna che ama con passione la Chiesa. Questo l'ho colto nei diversi interventi che ho ascoltato, negli incontri online che abbiamo vissuto, non c'è scritto da nessuna parte, però mi sembra che sia veramente una caratteristica. Ecco, stasera per noi è un dono della provvidenza del Signore. Siamo certi che lo Spirito si servirà di lei per incoraggiarci a camminare insieme sui sentieri della storia dell'umanità per condividere la gioia del Vangelo. Grazie e buon ascolto. Grazie a Sua Eccellenza, grazie veramente per l'affettuosa accoglienza e grazie a Don Piero anche per le parole così affettuose appunto che ha voluto rivolgermi e con le quali ha voluto presentarmi anche a voi. E grazie a tutti quanti voi per essere qui questa sera. Io chiedo veramente allo Spirito che suggerisca le parole giuste per poter essere tra voi, come dico spesso, in punta di piedi. Perché quando si va in una chiesa diocesana e si incontra appunto il Vescovo, il popolo di Dio, quando ci si inserisce all'interno di un cammino che è avviato, di una esperienza che si va conducendo appunto nella quotidianità della realtà di una chiesa come la vostra, bisogna sempre muoversi in punta di piedi. Sarà molto più quello che io imparerò da voi rispetto a quello che potrò darvi, e sicuramente quello che si realizzerà questa sera, come in tante altre occasioni che voi avete già avuto modo di vivere anche con altri, sarà uno scambio bello, significativo, uno scambio che è reso possibile dalla grazia del Signore e dallo Spirito che ci fa incontrare e ci fa appunto ritrovare a condividere il cammino, pur venendo da parti diverse. Ecco, e io ho letto la vostra sintesi, la sintesi diocesana che avete mandato a Roma, e sono state lette tutte le sintesi che sono arrivate e sono state lette anche con grande attenzione. Il gruppo di coordinamento, il gruppo di servizio appunto che segue il cammino sinodale a livello nazionale, si è costituito in piccole commissioni appunto per poter leggere le sintesi e raccogliere quello che emergeva, per poi appunto elaborare una sintesi che desse conto in qualche modo della ricchezza che era venuta dalle diocesi. Vi dico questo perché per dire che c'è stata la massima attenzione e la massima cura nell'accogliere e nel raccogliere quello che è emerso dal cammino delle diocesi e quindi anche della vostra chiesa diocesana. La sintesi che avete presentato è una sintesi molto ampia in cui c'è tutto, perché ci sono tutti gli aspetti che normalmente vengono presi in considerazione quando si parla della necessità di pensare la Chiesa in maniera nuova, così che torni ad essere
o che sia sempre di più incisiva lì dove è tra la gente. Ci sono tutti gli elementi che tornano, che vengono ad essere sottolineati quando si parla della necessità di acquisire un linguaggio nuovo, di trovare una creatività pastorale, quando si parla della necessità di prendersi cura delle persone, di accompagnarne la crescita, di seguirne la formazione, nell'attenzione appunto a mantenere viva la dimensione vocazionale e nel dialogo tra le generazioni. Insomma, è una sintesi che è ampia, completa, dettagliata, organica, ma il mio compito non è quello di dare un giudizio alla vostra sintesi, ma è piuttosto quello di provare a raccordare quello che emerge con il cammino che altre chiese diocesane, che le altre chiese diocesane sparse su tutto il territorio italiano hanno compiuto come voi, negli stessi tempi e con le stesse modalità fondamentalmente. Don Piero mi diceva di offrirvi uno sguardo che fosse uno sguardo appunto che tenesse conto della realtà che a livello nazionale si è andata delineando. Allora vi dico subito che il cammino sinodale ha coinvolto in maniera estremamente significativa tutte le diocesi d'Italia praticamente. Sono pochissime, si contano sulle dita di una mano probabilmente quelle che non hanno risposto o hanno risposto in maniera molto approssimativa, ma nella quasi totalità delle diocesi italiane il cammino sinodale è stato realizzato ed è stato realizzato anche con grande impegno. Pensate che si sono costituiti 50.000 gruppi sinodali e sono state coinvolte complessivamente 500.000 di persone nella consultazione che è stata realizzata su tutto il territorio italiano. Quella dinanzi alla quale siamo è, io credo, una vera e propria rivoluzione, è una rivoluzione dello spirito. Il cammino sinodale era stato presentato fin dall'inizio come un cammino di conversione pastorale, di conversione spirituale, di conversione missionaria anche della Chiesa. Il cammino che lo spirito che chiede alla Chiesa in questo tempo, un cammino che era stato immaginato, che è stato immaginato come un cammino nel quale ritrovare freschezza, incisività, capacità di comunicazione, un cammino che vuole essere un cammino di riforma della Chiesa, quella riforma che il Signore chiede alla sua Chiesa continuamente, cioè quella capacità di novità nello spirito che è chiesta alla Chiesa, quella capacità di assumere sempre di nuovo e sempre di più e in maniera sempre più limpida e trasparente la forma che è la forma propria della Chiesa, che è la forma di Cristo, che è la forma del Vangelo. Riforma vuol dire questo, ricentrarsi in Cristo Gesù e assumere in maniera sempre più limpida e trasparente la forma di Cristo, la forma del Vangelo, che è la forma della comunione, quella forma che corrisponde al Vangelo che la Chiesa è chiamata ad annunciare. Voi stessi nella vostra sintesi avete detto, tra le altre cose, che appunto si chiede una Chiesa sempre più centrata in Gesù Cristo. Avete colto il senso pieno di questa, della prospettiva di fondo del cammino sinodale. Ma la domanda alla quale bisognava rispondere, la domanda che era al cuore del cammino sinodale, era una domanda che era stata posta e continua ad essere posta, perché è la domanda che continua a guidare il nostro cammino anche per il prossimo anno e per gli anni che verranno. È una domanda posta in termini estremamente concreti. Una domanda che fa leva sull'esperienza, su quello che già si vive, perché
non è stato soltanto prospettato, non è stato prospettato un ideale, no? Il cammino sinodale per poter operare quella riforma della Chiesa che ci è chiesta, che dobbiamo avere il coraggio di vivere, di porre in atto. La domanda che ha fatto da sfondo al cammino sinodale, che ha accompagnato, ha guidato il cammino sinodale in questo primo anno e che continuerà ad accompagnarci anche in quest'anno che comincia ora, è una domanda, dicevo, posta in maniera molto concreta, che fa leva sulla concretezza di un'esperienza, dell'esperienza che già viviamo. Come si realizza oggi quel camminare insieme che rende possibile l'annuncio del Vangelo, che rende possibile alla Chiesa l'annuncio del Vangelo secondo la missione che alla Chiesa è stata affidata? E quali passi lo Spirito ci invita a compiere? Questa è la domanda che è al cuore del cammino sinodale. Perché c'è una rivoluzione vera e propria che si sta compiendo? Per quale motivo? Perché questa domanda è una domanda che è stata posta a tutto il popolo di Dio. È una domanda che è stata posta alla Chiesa tutta. Il cammino sinodale è stato pensato come un cammino che coinvolge tutto il popolo di Dio. E coinvolge tutto il popolo di Dio sollecitandolo a riscoprire appunto il tratto missionario, la connotazione missionaria della Chiesa, il suo essere Chiesa in uscita, Chiesa che è nel mondo e che è per il mondo, perché il mondo abbia la vita e l'abbia in pienezza. Questo è il senso dell'annuncio del Vangelo e questa è la ragione d'essere della Chiesa. Allora si trattava e si tratta di chiedersi se il nostro modo di essere Chiesa corrisponde al Vangelo che siamo chiamati ad annunciare. E si tratta di chiedersi questo come popolo di Dio, quindi tutti, il che vuol dire che la responsabilità dell'annuncio del Vangelo è la responsabilità in ordine al volto della Chiesa, a ciò che come Chiesa siamo e al modo in cui ci presentiamo come Chiesa, alla testimonianza che rendiamo come Chiesa, questa responsabilità è restituita a tutto il popolo di Dio. Noi, tutti insieme, come battezzati, appunto, ci ricordava il Vescovo, dobbiamo e possiamo porci questa domanda perché la responsabilità dell'annuncio del Vangelo e della testimonianza che la Chiesa è chiamata a rendere e di fatto rende è nelle nostre mani, è posta nelle nostre mani, nelle mani di tutti e di tutti insieme. Il cammino sinodale sta realizzando una rivoluzione perché appunto non è il sinodo dei vescovi, è il sinodo di tutto il popolo di Dio, ed è cammino. Cioè è appunto un processo, è un cammino, è un percorso, quello che siamo chiamati a vivere insieme. Ed è un cammino che è fatto di concretezza, è un cammino che mette al centro l'esperienza, è un cammino che non si realizza seguendo ideali o appunto sulla linea dei massimi sistemi, di principi generalissimi. È un cammino che si realizza partendo dall'esperienza, dall'esperienza che già viviamo. Perché? Perché nell'esperienza che già viviamo agisce il Signore, si fa presente il Signore. È lì che incontriamo il Signore, è lì che avvertiamo l'azione dello Spirito, è lì che dobbiamo imparare a riconoscere l'azione dello Spirito. Allora, questo cammino sinodale sta compiendo una rivoluzione vera e propria anche per quest'altro motivo, perché ci invita a cambiare lo sguardo, a cambiare lo sguardo. Il Vescovo diceva, dentro
le vostre sintesi c'era la storia dalla quale veniamo, ma c'è anche questa capacità di sognare, questa capacità di guardare avanti. La capacità di sognare che splendidamente, che in maniera veramente bella, significativa, è riemersa appunto in questo cammino sinodale, è riaffiorata da che cosa? È riaffiorata da una capacità di sguardo nuovo su quello che già viviamo, su quello, sulla concretezza dell'esperienza che già viviamo, che già realizziamo. Perché vedete, molte volte la tentazione che ci prende è quella di lamentarci, no? È quella di lamentarci, è quella di dire ma le cose non vanno bene, non siamo capaci di fare questo, non siamo capaci di fare quest'altro, ma ci vorrebbe questo, ci vorrebbe quell'altro. E non ci rendiamo conto che invece abbiamo un tesoro tra le mani, abbiamo un tesoro inestimabile, che è quello di ciò che viviamo, di quello che viviamo come Chiesa, di quello che siamo come Chiesa, anche nella fragilità, anche nella povertà, se vogliamo, a volte delle nostre comunità. Sì, è vero, ci sono i personalismi, ci sono le cose che non vanno, ci sono le chiusure, ci sono le a volte c'è la tentazione dell'autoreferenzialità, anche qui sono cose che avete lamentato, no? Nella vostra sintesi. Però accanto a questo c'è tanta ricchezza, perché ci sono persone che continuano a credere nella possibilità di camminare insieme, persone che si spendono per la vita della comunità. Ci sono persone per le quali la comunità continua ad essere un punto di riferimento. Ci sono persone che vivono il desiderio di Dio. Ci sono persone che fanno esperienza di Dio e che vivono appunto la fede nella semplicità dell'esistenza. Magari anche senza saperlo, senza riuscire a dirlo, a raccontarlo in maniera esplicita, in maniera compiuta, articolata. C'è una fede che continua ad essere il lievito delle nostre esistenze e che continua ad essere motivo del nostro essere insieme. Ci sono delle comunità che zoppicanti, affaticate, stanche, anche provate dalla pandemia, continuano ad essere comunità e continuano a vivere il desiderio di sentirsi ancora e sempre di più comunità. Allora, questo che cos'è se non il frutto dell'azione dello Spirito? Che cos'è se non grazia di Dio in azione? Grazia di Dio che lievita, trasforma dall'interno appunto le nostre vite, il nostro modo di essere insieme. Questo che cos'è se non l'azione del Signore che costruisce, che edifica la sua Chiesa? Perché la Chiesa la costruisce il Signore. Ma noi è chiesto di fare spazio all'azione del Signore, è chiesto di riconoscere la sua azione, la sua presenza e di fare spazio a questa azione. Allora, uno dei motivi di straordinario valore del cammino sinodale è stato il metodo che si è scelto di utilizzare, il metodo della conversazione spirituale. Questo metodo è un metodo che è stato salutato da tutti come qualcosa di veramente bello, no? Anche nella vostra sintesi si dice della ricchezza del metodo della conversazione spirituale e si dice perché abbiamo avuto la possibilità di ascoltarci senza contrapporci gli uni agli altri. Il metodo della conversazione spirituale, oltre ad avere questo grande pregio, quello del favorire un ascolto che è l'ascolto nello spirito, no? E quindi un ascolto che fa spazio, che fa silenzio, che si costruisce, si dà nel silenzio, no? Il metodo della conversazione spirituale ha un altro pregio importantissimo, che è quello del partire dall'esperienza, ancora una volta, del porsi in ascolto della vita in cui il Signore parla. L'ascolto della parola da cui si parte e l'ascolto della vita. Il raccogliere i frutti che vengono dalla propria esperienza, dal cammino dell'esistenza, da ciò che affiora appunto in quella vita che è sorretta e guidata dall'azione dello Spirito, anche quando non ce ne rendiamo conto.
Allora la conversazione spirituale ci aiuta a recuperare quello sguardo diverso, quello sguardo differente, che è la vera rivoluzione del cammino sinodale. Quello sguardo che è uno sguardo contemplativo. L'ascolto è fatto di contemplazione. È un ascolto profondo, un ascolto che va in profondità. Allora, questo è quello che siamo stati sollecitati a vivere in questo primo anno di cammino sinodale. Fase narrativa, la prima fase, no? Il cammino sinodale delle chiese che sono in Italia, i vescovi hanno voluto che si snodasse in un arco temporale molto ampio, 5 anni. I primi 2 anni, la fase narrativa, quindi il primo anno che abbiamo già vissuto e poi l'anno prossimo, poi ci sarà la fase sapienziale dal 2023 al 2024 e poi la fase profetica 2024-2025. 5 anni di cammino sinodale. La fase narrativa è quella che copre un arco temporale più ampio. Perché? Perché tutto nasce dall'ascolto. La Chiesa nasce dall'ascolto. L'annuncio nasce dall'ascolto. Non c'è creatività pastorale, non c'è possibilità di novità se non a partire dall'ascolto. L'ascolto è ciò che deve continuare ad accompagnarci anche nel tempo successivo, ma in questi primi 2 anni vogliamo viverlo in una maniera particolare, con una particolare intensità. E questa prima fase l'abbiamo chiamata, è stata definita, i vescovi l'hanno definita, fase narrativa, perché appunto dobbiamo imparare a raccontare le meraviglie del Signore, a raccontare ciò che il Signore compie nella nostra vita, nelle nostre vite, ciò che il Signore compie nella storia, ma per raccontare bisogna riconoscere, bisogna comprendere, bisogna appunto saper vedere, saper ascoltare, un vedere che si fa ascolto, un ascolto che si fa riconoscimento e riconoscenza, senso profondo della gratitudine. E per questo poi si fa racconto, annuncio, testimonianza. Allora, questa modalità che abbiamo imparato o che abbiamo riscoperto nel cammino sinodale di questo primo anno, dobbiamo custodirla, tenerla nel cuore, tenerla ben salda, perché è lo stile che siamo chiamati a vivere, a continuare a vivere in tutto il cammino sinodale, anche nello snodarsi delle fasi successive. In modo particolare in questo secondo anno della fase narrativa. Che cosa faremo in questo secondo anno? E che cosa potrete fare voi, partendo da quello che avete ascoltato, che avete raccolto nel primo anno del cammino sinodale? Intanto la prima cosa che possiamo fare è darci tempo. Perché tutti hanno lamentato la compattezza del tempo che avevamo a disposizione, no? Bisognava elaborare una sintesi per aprile, da consegnare a Roma, e quindi il tempo a disposizione era un tempo che costringeva a correre in qualche modo. Ma perché è successo questo? Perché la sintesi che poi è stata fatta a livello nazionale dovrà essere consegnata al Sinodo Universale, perché ci sono 2 cammini che si stanno intrecciando senza sovrapporsi, ma in maniera feconda si stanno intrecciando. Il Sinodo Universale, che coinvolge le chiese di tutto il mondo, e che ha come tema comunione, partecipazione, missione per una chiesa sinodale, appunto, è una riflessione a tutto campo sul valore della sinodalità come forma, come stile proprio dell'essere chiesa. E poi c'è il cammino sinodale delle chiese che sono in Italia. Il cammino sinodale delle chiese che sono in Italia è più lungo rispetto a quello del Sinodo Universale, ha dei tempi un po' più distesi, più ampi, e questo primo anno doveva portare anche all'elaborazione del contributo che daremo come Chiesa italiana al Sinodo Universale. Ecco perché i tempi sono stati così stretti. Però noi adesso continuiamo per un altro anno di ascolto.
E quindi in questo anno di ascolto possiamo prima di tutto darci tempo, perché l'ascolto ha bisogno di tempo, ha bisogno di tempo. Allora ci possiamo dare del tempo per curare particolarmente quegli ambiti di esperienza, quelle persone, quelle situazioni, quelle storie, l'attenzione a quelle situazioni, a quelle storie che abbiamo avvertito nel primo anno come particolarmente importanti, particolarmente necessarie di una attenzione, di un ascolto, e che però non abbiamo avuto la possibilità di ascoltare adeguatamente. Allora, non è una ripetizione dell'anno, del primo anno, ma è una ripresa che ci consente di dilatare e di approfondire quell'ascolto che abbiamo già vissuto, dandoci del tempo in più e quindi prestando attenzione a quelle realtà che abbiamo colto come realtà particolarmente bisognose di ascolto, particolarmente bisognose di attenzione. Allora, è come dire, ci guardiamo intorno, ascoltiamo, raccogliamo le voci di tutti, appunto, come si diceva anche nella vostra sintesi, e poi ci interroghiamo e cerchiamo di capire, ma a che cosa dobbiamo prestare particolare ascolto, particolare attenzione? Su che cosa dobbiamo fermarci in modo particolare? Perché avvertiamo che è una priorità, che questo costituisce per noi una priorità. Allora, darsi del tempo, e darsi del tempo per prestare attenzione a ciò che avvertiamo come priorità, come particolarmente bisognoso di cura e di attenzione. Voi per esempio avete detto nella vostra sintesi che i giovani mancano, che c'è difficoltà ad intercettare i giovani. Allora, chiediamoci, in questo primo anno di cammino sinodale, quale ascolto abbiamo riservato ai giovani? Siamo riusciti a fare dei gruppi di ascolto sinodale con i giovani, per esempio? Li abbiamo coinvolti in questa domanda sulla Chiesa, in questa domanda che sollecitava la nostra capacità di sognare, ma anche la nostra capacità di leggere quello che già viviamo e di leggerlo in profondità? Ci siamo confrontati con loro su come vedono la Chiesa, cosa si attendono dalla Chiesa, come sognano questa Chiesa? Se non l'abbiamo fatto, o se non l'abbiamo fatto abbastanza, questo è il tempo nel quale recuperare questa attenzione e quindi dare spazio a questa attenzione. Il mondo della politica, la società civile, qui c'è il sindaco oggi, anche qui dico qualcosa che c'è nella vostra sintesi diocesana: il rapporto con le istituzioni, il rapporto con il territorio, una Chiesa che dialoga col territorio, che si interfaccia con le istituzioni e non ad un livello puramente organizzativo, ma nella domanda sul senso e sul valore appunto di una proposta, di un cammino, che è una proposta ed un cammino di umanità, su come questa realtà, anche la realtà di questi territori, può assumere un volto più umano, su quali sono le attese della gente e che cosa siamo chiamati a fare insieme per costruire appunto questi luoghi come luoghi fraterni, per dare un volto fraterno a questa terra, no? Allora, cosa si aspettano dalla Chiesa? Come la Chiesa può sostenere l'impegno delle istituzioni, l'impegno di chi appunto è impegnato in politica o nel campo delle professioni, dell'economia? Che cosa noi possiamo apprendere da loro? Cosa abbiamo da ascoltare, da recepire? E che cosa come Chiesa siamo chiamati ad essere rispetto a queste realtà? Allora, se non abbiamo dato attenzione a quest'ambito e riteniamo che quest'ambito appunto di esperienza sia un ambito che ha bisogno di essere curato, ascoltato, ha bisogno di un'attenzione particolare, il prossimo anno è un anno nel quale possiamo dedicare un'attenzione a tutto questo.
e così via, no? Il discorso della famiglia, il discorso delle, delle situazioni di fragilità, di marginalità che si sperimentano a vari livelli, c'è tutta la questione delle comunità LGBT, per esempio, no? Che ritorna continuamente, la richiesta che viene pressante alla Chiesa perché mostri un volto materno e non giudicante, anche qui io riprendo dei passi che sono passi della vostra relazione. Ci sono tutta una serie di ambiti di esperienza, di realtà di vita che hanno bisogno di essere ascoltate, di essere accolte, di essere ascoltate, con le quali dobbiamo appunto entrare in un dialogo vivo che è fatto prima di tutto di ascolto. Allora, si tratta di capire su che cosa vogliamo fermarci, quali sono le priorità che come Chiesa diocesana e poi appunto anche a livello di realtà parrocchiali scegliamo di assumere e di portare avanti. Però è importante anche un'altra cosa che va sottolineata. E anche qui una rivoluzione vera e propria che è stata compiuta dal cammino sinodale, che si sta realizzando con il cammino sinodale. Tutto il popolo di Dio in cammino, tutto il popolo di Dio chiamato a recuperare il senso vivo di un'esperienza da contemplare con uno sguardo di fede, riconoscendo l'azione del Signore dentro la concretezza del nostro vivere, tutto il popolo di Dio senza separazioni, senza compartimenti stagno, perché appunto questo cammino è un cammino che deve vederci insieme. Voi avete questa esperienza così ricca e significativa delle commissioni che state portando avanti, e le commissioni, da quello che capisco, muovendomi appunto in punta di piedi, sono per ambiti e sono una realtà molto ricca, molto significativa. Chissà che non sia opportuno, ma magari lo fate già anche, no? Provare a mescolare anche gli ambiti, no? E quindi provare ad ascoltare, a realizzare un ascolto che vede non i gruppi separati, ma ci vede insieme. Quindi con delle realtà di incontro, esperienze di incontro, di ascolto sinodale che sono trasversali. Vedete, anche a livello nazionale si è insistito molto su questo, sulla necessità di camminare insieme laici e presbiteri, laici, presbiteri, consacrati, di camminare insieme movimenti, associazioni. Non è che ognuno si è fatto il suo cammino sinodale. Le sintesi che sono arrivate a Roma erano sintesi delle chiese locali. Non è che l'Azione Cattolica ha fatto la sua sintesi, o il movimento del rinnovamento dello spirito ha fatto la sua sintesi e così via, e neanche gli ordini religiosi hanno fatto la loro sintesi o il loro cammino sinodale, ma è stato chiesto appunto di fare il cammino sinodale con tutto il popolo di Dio, come popolo di Dio, insieme. Allora questo orizzonte dell'essere insieme va forse riproposto, recuperato, proprio partendo anche dalla ricchezza della specificità del lavoro che viene svolto anche all'interno delle singole realtà, le commissioni, però probabilmente anche sicuramente le associazioni, i movimenti che ci sono nelle vostre parrocchie. Ci sono dei cammini, dei percorsi, dei gruppi, no? Che vivono il loro impegno all'interno delle comunità parrocchiali. Perché non provare a mettersi insieme? Non per azzerare i cammini che già si fanno, perché quelli sono preziosi, ma per trovare i punti di intersezione, gli spazi di ascolto che ci vedono insieme e che quindi rendano possibile sperimentare quella, la bellezza del lavorare insieme, vincendo la tentazione dell'autoreferenzialità, della separazione, del personalismo appunto, e ritrovando quella creatività pastorale che viene proprio dal mettersi insieme custodendo, ripeto, la specificità dei cammini di ciascuno, perché non si tratta per esempio per l'Azione Cattolica di non fare più gli incontri formativi dell'Azione Cattolica,
o per il gruppo della Caritas di non fare più il lavoro della Caritas, ma di trovare dei momenti e degli spazi in cui appunto insieme ci si possa porre in ascolto, e in ascolto di realtà di vita, di esperienze che hanno bisogno appunto, di ambiti di esperienza che hanno bisogno di un'attenzione particolare. Per esempio i giovani, no? Per esempio le famiglie, voi lo fate già con le commissioni, ma sarebbe bello che ci fosse un coinvolgimento ancora più ampio, no? Partendo dalla ricchezza che c'è dentro il lavoro delle commissioni. Io provo a balbettare alcune cose, però poi è chiaro che siete voi che avete la percezione più approfondita e più precisa della situazione. Allora, la proposta che viene a livello nazionale per il prossimo anno, poi ne parlerete ancora sicuramente, è la proposta dei cantieri di ascolto. Si è detto, sono emerse delle priorità che sono state raccolte anche a livello nazionale e che poi ciascuna diocesi ha individuato. Ne abbiamo richiamate alcune, per esempio, no? Allora, intorno a queste priorità, per continuare l'ascolto e per darsi un tempo ulteriore, mantenendo sempre quell'aggancio con l'esperienza e creando appunto spazi di intersezione, di collaborazione, di scambio, come possiamo continuare a lavorare? Possiamo continuare a lavorare attraverso dei cantieri. Il cantiere dà l'idea della dinamicità, no? L'idea dell'impegno, di un impegno condiviso, dall'idea della costruzione anche, no? Il cantiere è uno spazio aperto, anche uno spazio di sperimentazione, uno spazio di ricerca e anche uno spazio di progettazione, perché vi sfido a costruire una casa senza aver fatto un progetto, no? Non lo si può fare. Però voi sapete meglio di me chi ha fatto un po' di ristrutturazioni anche a casa sua, adesso c'è tutta questa storia delle grandi ristrutturazioni, Sapete che i progetti poi si definiscono anche un po' per volta, che il progetto non può mai essere una cosa rigida, che va pensato bene, e voi avete le commissioni appunto che lavorano a questo livello, però non può mai essere una cosa rigida, perché poi deve adattarsi alle situazioni che si determinano anche, per cui il progetto è sempre qualcosa anche di dinamico, ed è qualcosa in cui entrano in gioco competenze diverse, competenze, sensibilità, sguardi diversi. Allora, i cantieri che si propongono per il prossimo anno sono luoghi di ascolto, ma anche luoghi di esperienza, di ascolto dell'esperienza, ma anche spazi in cui avviare prassi nuove, in cui provare ad avviare modalità nuove di presenza, di incontro, di dialogo, di testimonianza, di accoglienza, sono spazi di esperienza in cui l'ascolto, il pensiero e l'azione vanno insieme, perché si tratta di ricercare, di costruire la novità partendo dall'ascolto dell'esperienza e mettendo in campo esperienze nuove, ma anche riflettendo su quello che si vive, perché non bisogna mai dimenticare questa capacità di contemplazione che si fa anche capacità di pensiero, perché altrimenti finiamo col girarci intorno o con lo sbattere contro le pareti sempre anguste del nostro modo di ragionare e di dire sempre le stesse cose, no? Non fare nessun passo avanti. Invece è importante appunto anche riflettere su quello che si vive. Allora, i cantieri se ne proporranno 4 fondamentalmente a livello nazionale. Io vi faccio un'anticipazione, poi ci sarà modo di parlarne sicuramente, ne parlerete ancora, ma prendendo come icona il racconto di Marta e Maria, che è un racconto bellissimo, di cui troverete poi il commento appunto nella traccia che verrà mandata a livello delle chiese locali, prendendo come icona questo racconto di straordinaria bellezza, si è pensato di proporre
tre cantieri: il cantiere dei villaggi, il cantiere delle case, il cantiere delle diaconie. E intorno a queste immagini si condensano quelle priorità che sono emerse su tutto il territorio italiano, sono emerse nelle chiese che sono in Italia. E quindi si tratterà per voi di scegliere su che cosa, ripeto, fermare l'attenzione. Io non mi addentro troppo nella spiegazione di questi cantieri, perché appunto non voglio anticipare troppo quello che poi vi verrà comunicato e che avrete modo poi di ragionare, di riflettere ancora. Però mi sembra abbastanza eloquente, no? Queste immagini sono abbastanza eloquenti. Il cantiere dei villaggi da attraversare, da abitare. I villaggi sono i mondi nei quali siamo immersi. E allora le professioni, la politica, le istituzioni, ma anche l'economia, le arti, ma anche la diversità delle culture che si confrontano e che si intrecciano anche nei nostri territori, ormai nelle nostre città, e la diversità anche delle tradizioni religiose, delle fedi. Voi parlavate nella vostra sintesi della necessità di recuperare anche una tensione ecumenica e dell'esperienza di dialogo interreligioso che vivete con la comunità islamica in una particolare... Esattamente. Quindi vedete che ci sono... non stiamo parlando di qualcosa di astratto, ma di qualcosa anche qui di molto concreto. Allora, come ci interpellano queste realtà? Come stare dentro queste realtà? Come attraversare i villaggi del nostro tempo? Come abitare nella fede i villaggi del nostro tempo? E chi in questi villaggi è più direttamente coinvolto, perché ci sono tanti laici che sono impegnati in politica, in economia, quelli che appunto... Prima il Vescovo diceva il laico deve dare la sua testimonianza prima di tutto nel campo del lavoro. Allora, quanto ascoltiamo l'esperienza di chi è impegnato a livello professionale? Quanto questa esperienza trova eco nella comunità ecclesiale? Quanto diventa qualcosa che entra appunto nel nostro modo di annunciare il Vangelo? Allora, il cantiere dei villaggi, lo spazio di ascolto dedicato anche a chi questi cantieri abita e chi in questi cantieri si spende, cioè scusatemi, in questi villaggi si spende a partire dalla fede, della testimonianza della fede. E poi il cantiere delle case, non è le case da costruire con il 110% o simili, chiaramente, ma è la casa che... La Chiesa è chiamata ad essere, le nostre chiese, no? Le nostre comunità, quanto riescono ad essere una casa accogliente? Una casa accogliente, ma non una bolla, una sorta di bolla protettiva che chiude rispetto a tutto il resto. Quanto riusciamo ad essere accoglienti? Quale spazio, quale importanza hanno le relazioni nelle nostre comunità e che cos'è che ci fa comunità? Quanto custodiamo e coltiviamo ciò che ci fa comunità? L'ascolto della parola, la celebrazione dei sacramenti, la liturgia, la vita di carità. Che cos'è che ci rende comunità e quanto sappiamo custodire ciò che ci rende comunità e come sappiamo essere comunità? E poi ancora... Il cantiere delle diaconie è il grande tema della corresponsabilità nella vita della Chiesa, dell'esercizio della corresponsabilità e del servizio, del mettersi al servizio, che è di ogni battezzato, che deve essere di ogni battezzato, perché ci sono i ministeri istituiti, ma c'è una ministerialità che è di tutta la Chiesa e c'è una ministerialità che è dell'esistenza di ogni battezzato. Perché è lo Spirito che rende ogni esistenza dono, è un dono per tutta la comunità, un'esistenza carismatica potremmo dire, cioè un dono appunto per tutta la comunità. Allora dobbiamo riflettere, dobbiamo avere uno spazio nel quale
poter fermarci a riflettere su cosa significa vivere appunto la diaconia nella Chiesa, su quale diaconia la Chiesa è chiamata a vivere e su cosa vuol dire vivere la diaconia nella Chiesa, e ritrovare la radice di questa diaconia in quella spiritualità profonda, in quella intimità col Signore del quale il Vescovo parlava all'inizio. Marta e Maria, no? Marta che si affanna nelle tante cose da fare, Maria che si mette ai piedi del Signore, ma non si tratta di porre in alternativa le due figure, ma di capire che Marta e Maria sono i due volti della Chiesa, che il servizio della Chiesa deve essere nutrito dell'ascolto, nutrito della contemplazione, della familiarità, dell'intimità col Signore, e che la contemplazione, l'ascolto, la familiarità col Signore spinge al mettersi al servizio, a donarsi, allo spendersi nella Chiesa e nel mondo per la maggior gloria di Dio, come diceva Sant'Ignazio di Loyola, no? Allora, vedete che questi cantieri sono cantieri aperti, perché in questi cantieri possiamo far entrare quello che abbiamo scoperto, che abbiamo colto come priorità nella nostra Chiesa diocesana, perché su quella priorità possiamo continuare ad ascoltare, a confrontarci, a dialogare, perché a quella priorità possiamo prestare l'attenzione che merita, l'attenzione che è dovuta. Non è ancora il tempo di fare delle scelte nel senso di trovare delle risposte. Le scelte le dobbiamo già fare, perché appunto si tratta di capire quali sono le priorità su cui fermarci. Ma non dobbiamo avere la fretta di trovare delle risposte, no? Di dire va bene, allora adesso facciamo un nuovo programma pastorale in cui... Il programma pastorale si fa un po' per volta, no? Il lavoro delle commissioni penso che sia esattamente in questa direzione, se ho capito bene. Allora, è il tempo nel quale ascoltare, riflettere, per poi poter lavorare ulteriormente negli anni successivi a delineare appunto attraverso il passaggio, attraverso la fase sapienziale e poi arrivare alla fase profetica, per poter lavorare appunto a delineare quelle scelte che poi innerveranno il progetto pastorale della Chiesa diocesana e delle comunità parrocchiali, perché anche nelle comunità parrocchiali bisogna avere una progettualità pastorale. In tutto questo la formazione fa da sfondo, è il tema chiave, no? È un tema che viene recuperato nella cantiere delle diaconie in maniera più specifica, ma è un tema chiave, un tema che costituisce una costante, una permanente, una costante permanente appunto, no? Perché si tratta di formarsi a che cosa? Non ad acquisire delle competenze di tipo specialistico, che pure ci vogliono in alcuni casi, ma si tratta di camminare perché Cristo sia formato in noi, perché appunto la Chiesa è chiamata ad assumere la forma di Cristo e ciascun credente è chiamato a conformarsi a Cristo Gesù, conformarsi a Cristo Gesù. Mi pare che la lettura di oggi, no, delle lodi di stamattina, invitava appunto la forma di Cristo Gesù, appunto, non conformatevi alla mentalità di questo mondo, ma appunto assumete la forma che è di Cristo Gesù, conformarsi a Cristo Gesù, che è possibile soltanto attraverso l'intimità della relazione con Lui, l'intimità di una relazione che si fa pensiero, che si fa impegno, che si fa capacità di spendersi, che si fa anche capacità di studio, anche capacità di approfondimento, di conoscenza, che si fa appunto capacità di quel protagonismo che siamo chiamati a vivere tutti e tutti insieme, che è un'altra cosa rispetto ai personalismi, che è capacità di assunzione di responsabilità, che tutti siamo chiamati a vivere come popolo di Dio. Una delle cose più belle del cammino sinodale è la sinergia che si è creata tra pastori e popolo di Dio, la sinergia che si è creata tra presbiteri
e laici e consacrati. Su questo dobbiamo continuare a lavorare, per riscoprirci appunto tutti insieme nella diversità dei percorsi, dei carismi, nella diversità delle esperienze anche, parte di un unico popolo, che è il popolo di Dio in cammino, quel popolo di Dio in cammino che è chiamato appunto ad annunciare il Vangelo, a costruire il regno di Dio in questo tempo, custodendo nel cuore una grande speranza, che è quella speranza che ci rende capaci di sognare, ma non inseguendo una vaga idea, ma camminando nel tempo con tutta la famiglia umana, come dice Don Piero, come vanno a dire Don Piero, con i piedi ben piantati per terra, ma con lo sguardo fisso su Gesù, no? Quindi con la capacità di tenere alto lo sguardo e il cuore. Ora vi chiedo di valorizzare questo tempo prezioso che abbiamo. Se c'è qualche domanda che si vuole rivolgere alla professoressa, naturalmente che sia tematica, che non ci siano domande un po' ampie che poi rischiano di non poter avere ancora una risposta. Quindi se qualcuno vuole fare delle domande in maniera molto essenziale, ponendo subito l'interrogativo, ecco, può farlo. Ci diamo tempo, 10 minuti, un quarto d'ora, poi ecco, prima di concludere vi dirò quello che è l'impegno che ci viene affidato nei prossimi mesi all'interno delle comunità parrocchiali in vista anche del prossimo anno pastorale. Vi chiedo di dire il vostro nome e la provenienza, ripeto in maniera molto essenziale l'interrogativo. Buonasera, Andrea De Marco, vengo da parrocchia Melissano. Ho notato in questi mesi un grande entusiasmo rispetto al metodo, perché è come se avessimo riscoperto che la fede la si può riconoscere solo nell'esperienza e quindi è nel comunicare e nell'ascoltare l'esperienza che uno si scopre in cammino nella fede. Però, e su questo voglio un aiuto, come possiamo in questo cammino che abbiamo iniziato a imparare la carità di accettare che la verità già passa attraverso questa chiesa che è sì da riformare, fragile per certi punti di vista, povera per certi punti di vista, ma che veicola già la verità, cioè veicola già questo Dio fatto carne che si è fatto compagnia a me in questa chiesa, e non porci sempre come dall'altro lato, come a giudicare la famiglia in cui io sto facendo esperienza di questa fede, no? Cioè io sono in questa famiglia e voglio imparare una carità rispetto a questa famiglia, anche se è sgangherata alcune volte. Qualche altra domanda, ne raccogliamo tre e poi diamo la parola alla professoressa. Sì, grazie. Claudio Cazzato, parrocchia del Rosario, Copertino. Ecco, innanzitutto la ringrazio per questa sollecitazione che ci diceva delle commissioni. Solo un'esperienza, come commissione famiglia, a un certo punto sono usciti tutti i problemi, i giovani, gli anziani, le famiglie divorziate, e ci siamo chiesti, beh, che facciamo? Forse è il caso di mettere insieme tutte le commissioni? È ovvio, perché poi tutto passa attraverso la famiglia. Una considerazione importante è questa: io penso che il Sinodo ci abbia finalmente inoltrato sul vedere effettivamente la Chiesa come popolo in cammino. E su questo secondo me è assolutamente importante che ci fermiamo a ragionare, sia noi laici che i chierici, perché solo da questo forse si potrà vedere qualcosa di diverso. E come dicevo prima della famiglia, anche qui la famiglia gioca un ruolo importante.
ecco, Amoris Laetitia, tutte queste cose qui. Però io penso, ecco, lei, se fosse un sacerdote, un parroco, che tipo, diciamo, come inserirebbe le famiglie all'interno della comunità? Perché molto spesso le famiglie le vediamo come un problema, ma da un punto di vista della pastorale, visto che il problema vero delle parrocchie è che devono ritornare a essere famiglie di famiglie. C'è poco da venire che sfuggiamo da questo. Se la Chiesa non ritorna a essere quella che era all'inizio, una famiglia in cui la fede si propagava per la bellezza dei rapporti, delle relazioni. Ecco, però molto spesso io vedo che la famiglia è solo un problema, oppure viene riconosciuta così in grandi linee. Io penso che nemmeno la riflessione teologica è entrata ancora nel merito per capire che tipo di apporto, che tipo, come dire, come la famiglia debba inserirsi. Quindi la mia domanda è questa, cioè lei pensa che come farebbe, se lei fosse un nuovo parroco, che relazione avrebbe con le famiglie? Grazie. Un'altra domanda? Prego, professoressa. Allora. Vi ho stancato così tanto che non riuscite a fare altre domande, no? No, spero veramente di non avervi stancato, insomma, non aver parlato troppo, non è... E... non mi rispondete, quindi sì. Ah? Vabbè. No, vabbè. Allora... Cioè molto spesso noi abbiamo difficoltà, anche laici, con, diciamo, di relazionarci nel coinvolgere le famiglie, come devo dire, le famiglie allargate, le famiglie, tante volte anche noi come i catechisti si trovano davanti con bambini che provengono da situazioni di separazione, di divorzio, quindi La famiglia non solo in senso tradizionale, ma la famiglia come è nella realtà sociale, che è una famiglia quanto mai problematica e quanto mai con delle sfaccettature sociali molto ampie e molto diverse. Mi permetto di chiedere anche questo. Certo, no, è una questione delicatissima, di vitale importanza sicuramente. E... rimane sicuramente il riferimento dell'Amoris Laetitia come qualcosa di straordinariamente ricco di sollecitazioni, di indicazioni. E quindi credo che anche riprendere in mano l'Amoris Laetitia e farne oggetto di riflessione, secondo me è qualcosa di molto importante, perché ci aiuta proprio appunto a guardare la famiglia così com'è. Il che non vuol dire dimenticare ciò che la famiglia è chiamata ad essere, no? Non vuol dire dimenticare il sacramento del matrimonio e la sacramentalità della vita della famiglia, no? Con tutto quello che è di grande, di importante, reca in sé, anzi al contrario. Perché nell'Amoris Laetitia, io dico sempre, il capitolo 9, che è quello sulla spiritualità familiare, è il primo capitolo, il cuore di quella esortazione post-sinodale, è proprio quel capitolo sulla spiritualità familiare. E il capitolo 4 e il capitolo 9 sono i capitoli che vanno letti insieme. Se si leggono quei due capitoli insieme, si capisce anche tutto il resto. Quindi non si può partire dal capitolo 8, per intenderci, che è quello sulle situazioni problematiche, ma bisogna partire dalla spiritualità della famiglia e dall'amore nella vita della famiglia, il nostro amore quotidiano, appunto il capitolo quarto, che è l'amore di Dio, poi l'amore di Dio che tiene insieme la famiglia.
Allora, anche qui si tratta prima di tutto di recuperare uno sguardo nuovo, uno sguardo contemplativo, io mi permetto di dire ancora una volta, uno sguardo contemplativo e uno sguardo di profondo rispetto, di profonda attenzione per la vita delle famiglie. E quindi coglierne, ma in maniera profonda, tutto il valore, tutto il valore, tutta la ricchezza. Ed è lo stesso discorso che vale per la comunità ecclesiale, cioè appunto saper riconoscere la presenza del Signore. Il Papa dice l'amore di Dio abita la vita delle famiglie, e con i loro, con le loro fragilità, con i loro propositi. Quello è un passaggio che è straordinario, no? E quello vale per le famiglie e vale anche per la comunità ecclesiale. Cioè, noi dobbiamo spostare lo sguardo da noi a Dio, imparare a vedere le cose con gli occhi di Dio e imparare a contemplare Dio in ogni cosa e non a vedere noi e quello che noi dobbiamo fare o quello che non facciamo o quello che non si fa, ma quello che Dio fa, quello che Dio fa. L'amore di Dio che continua ad accompagnare la nostra vita, le nostre vite, la vita di ogni persona. Perché se recuperiamo questo sguardo, allora riusciamo anche a testimoniarlo questo amore, riusciamo ad aiutare anche le persone che incontriamo a riconoscere la presenza del Signore nella loro esistenza. E lo stesso vale per la comunità. Allora, è lo sguardo contemplativo quello che dobbiamo recuperare. Perché dallo sguardo contemplativo viene anche quella carità, cioè quella attenzione, quella sollecitudine, quel riconoscere e il riconoscersi parte, sentirsi parte. Dallo sguardo contemplativo viene anche quel sentire che appunto gli altri, non ci sono gli altri, ma condividiamo una stessa esperienza, no? Per cui anche quelli che appunto vivono situazioni cosiddette irregolari sono persone, non sono persone da tenere ai margini, no? Gli altri, i lontani, quelli che sono fuori in una certa cerchia, ma con loro condividiamo la fatica di essere famiglia, con tutte le fragilità e con tutte le difficoltà, no? che sperimentiamo, ma con loro condividiamo, possiamo condividere anche la bellezza del sentire che il Signore non abbandona nessuno. Non lascia mai da solo nessuno, continua a stare accanto. Allora, non so se ho risposto alla domanda, che è una domanda da 100 milioni, come si suol dire, no? Ma credo che prima delle scelte da fare a livello pastorale, che pure sono importanti, c'è da recuperare uno sguardo diverso, che è quello della contemplazione. Ed è quello della condivisione, del sentirsi parte di un unico cammino, dello stare tra, no? Sentendosi parte di una vicenda che è comune ed è una vicenda dalla quale il Signore non è, alla quale il Signore non è estraneo. Cioè riconoscere che il Signore lo incontriamo per strada, prima ancora di trovarlo qui, no? E perché è qui che è ovunque. E quando veniamo qui, portiamo qui, ai piedi dell'altare, la vita, la nostra vita, ma anche la vita della gente, con cui condividiamo appunto la fatica, le ansie, le speranze, le gioie, no? Quell'incipit della Gaudium Spes che continua ad essere di straordinaria bellezza, appunto. E questo sguardo che dobbiamo recuperare. E il cammino sinodale ci aiuta a fare questo, appunto chiedendoci di ascoltare le voci di tutti, chiedendoci di riflettere sul nostro modo di essere Chiesa con tutti, chiedendoci di far venire, di abbattere quella barriera, quel muro di separazione, appunto, no? Che ci fa distinguere, San Paolo diceva, tra giudei e greci, no, ci fa distinguere, oggi continuiamo a distinguere, tra i lontani e i vicini, no? Quelli che stanno dentro e quelli che stanno fuori, no, siamo tutti parte dell'unica famiglia dei figli di Dio. La Chiesa abbraccia tutti, anche quelli che noi immaginiamo lontani. E quindi se cominciamo a renderci conto di questo e ci sentiamo parte dell'unica famiglia dei figli di Dio, cambia lo sguardo, cambia il modo di porci rispetto alle questioni e allora troviamo anche le vie,
troviamo anche le vie per accogliere, per ascoltare, per fare spazio, appunto, come si diceva prima. Quindi è molto importante che non ci lasciamo vincere dalla tentazione di far prevalere la dimensione della tecnica, no? Della strategia, del metodo, perché il metodo è sostanza, perché è cammino spirituale. Allora è molto importante che i luoghi nei quali il cammino spirituale si realizza, penso ai gruppi, no? Le associazioni, i movimenti, i percorsi della catechesi che vengono realizzati a livello parrocchiale, è molto importante che i luoghi della formazione, i luoghi nei quali appunto siamo aiutati a fare questo cammino spirituale, siano tenuti vivi, perché è da lì che passa la formazione. Ed è molto importante che appunto il lavoro delle commissioni si intrecci con questi percorsi, con questi cammini, perché altrimenti, cioè perché si deve creare quell'osmosi, quella feconda interazione che rende possibile appunto farsi carico insieme delle domande, delle attese e recuperare questo stile, questo modo di essere Chiesa che ci vede insieme, responsabili, corresponsabili insieme dell'annuncio del Vangelo. Bene, ecco, ci apriamo alla conclusione. Credo che, come sempre, al termine di un incontro bello come questo, rimbalza un interrogativo che troviamo anche in diverse esperienze che vengono narrate dai Vangeli. E noi che cosa dobbiamo fare? Bene, credo che la risposta stasera l'abbiamo già avuta. Il passo è segnato, quello che il Signore ci chiede, come ha detto il Papa, è in un certo modo già contenuto nella parola sinodo. E naturalmente la Chiesa sinodale e la sinodalità hanno bisogno di esercizio. Il rischio è quello di considerare già concluso un cammino che è appena iniziato. È necessario l'esercizio della prassi sinodale, perché diversamente questa dimensione rimarrà soltanto allo stato embrionale. Tanti chiedono perché non ci viene dato un progetto pastorale. Credo questa domanda, andando in giro con il vescovo nelle parrocchie, ritorna sempre questa domanda: perché non ci date un progetto pastorale? Il Vescovo l'ha già detto all'inizio del suo ministero tra di noi, e questa sera lo diciamo in maniera diversa, che se il popolo di Dio non saprà parlare né ascoltarsi, tutti i progetti, i programmi e l'intera azione pastorale delle comunità parrocchiali e della stessa Chiesa diocesana rischieranno di essere insignificanti, o peggio, saranno scritti da qualcuno, ma non dal popolo di Dio, che per il senso della fede è capace di ascoltare ciò che lo Spirito dice alla Chiesa e di cogliere la volontà in situazione. Grazie professoressa, perché stasera ci ha provocati a ritornare a considerare noi quelle che sono le priorità della Chiesa diocesana. Pertanto, ecco quello che ci sta davanti, ed è questo un compito che viene affidato a voi che siete qui presenti stasera. Nei prossimi mesi continueremo a vivere il dono e la responsabilità dell'ascolto, aiutati, incoraggiati e provocati anche da quanto ci ha detto la professoressa stasera. Lo faremo nelle comunità parrocchiali, valorizzando le commissioni e il consiglio pastorale parrocchiale, ma non come realtà chiuse, ma come realtà provocatorie, nel senso che incoraggiano ad entrare a far parte anche persone che, pur non frequentando la comunità parrocchiale, sono sensibili a quest'ambito e che comunque fanno parte della grande famiglia dell'umanità, che è sempre la famiglia di Dio. A tal fine gli è stato consegnato un foglio, mezzo foglio,
dove troverete alcune domande che avranno il compito di facilitare ulteriormente la narrazione alla luce di Dio e l'ascolto nello stile della conversazione spirituale, con l'intento, ecco perché adesso ritorna a noi il lavoro, di cogliere alcune priorità che poi gireranno come satelliti attorno a quei tre cantieri di cui stasera è stato fatto accenno. Attenti. La sintesi di questa prima riflessione, che si attiva già stasera, dovrà essere consegnata ai referenti cittadini entro il 10 di luglio. Attenti, 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 non l'ho finito ancora, state tranquilli. Questi, a loro volta, proprio perché continui anche l'esperienza che abbiamo iniziato, no, nelle fasi parrocchiali, cittadine, foragnali e diocesana, questi a loro volta elaboreranno un'unica sintesi che consegneranno al referente dell'equipe diocesana entro il 15 di luglio. Nei prossimi mesi poi riceveremo il documento della Conferenza Episcopale Italiana e continueremo a vivere, come ha già detto la professoressa, la consultazione del popolo di Dio per tutto l'anno pastorale 2022-2023, concentrandoci su alcune priorità. A questo punto qualcuno si chiederà: ma concretamente nelle parrocchie che dobbiamo fare? Siamo chiamati a promuovere e vivere esperienze di ascolto sinodali valorizzando gli organismi di comunione e di partecipazione, invitando a far parte anche coloro che, vi dicevo prima, sono sensibili, anche se non frequentanti la realtà parrocchiale, e sollecitare la fantasia pastorale perché anche le iniziative che andremo a mettere in atto, perché comunque ci saranno delle iniziative, cammino continua, ci sono delle esperienze che abbiamo iniziato nella nostra Chiesa diocesana, ma tutto non dovrà essere una semplice ripetizione di un cliché collaudato nel tempo, ma la conseguenza, e questo è il novum sotto certi aspetti, la conseguenza dell'ascolto della parola di Dio e dei fratelli che con noi oggi vivono l'oggi della storia. Evidentemente questo richiede tempi più lunghi, ma i tempi lunghi sono quelli che necessariamente si richiedono per vivere dei processi che non si concludono con noi. Noi diamo un nostro contributo, ma è un processo che è iniziato prima di noi e continuerà dopo di noi, perché è il cammino della Chiesa di Dio nel tempo verso il compimento del Regno. Ecco un po', questo è quello che ci rimane ora come compito. Naturalmente, come abbiamo coinvolto i laici stasera, domani e dopodomani noi ci incontreremo come presbiterio, perché anche noi faremo la nostra parte, poi cercheremo di far convergere tutto nell'insieme, sottoponendolo al discernimento dell'equipe sinodale diocesana, perché anche questa continuerà il suo cammino che non si è esaurito con l'elaborazione della sintesi. Bene, grazie a tutti, eccellenza. Bene, ringraziamo, sì. C'è la trasmissione. Allora, anzitutto, sì, 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 vi dico subito, troverete già la possibilità di rivedere e riascoltare questo sul sito della diocesi, però io credo che nell'arco di 10-12 giorni, ho già chiesto alla professoressa, sbobineremo la sua relazione, la sottoporremo a lei, perché giustamente
rivede il testo, dopodiché lo consegneremo a tutte le comunità parrocchiali e lo troveremo anche sul sito della diocesi, dove c'è la sezione del sinodo che raccoglie tutti questi contributi. Anche questa è una sezione aperta. Ringraziamo la Madonna, chiedendole appunto di accompagnarci in questo meraviglioso cammino. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di noi, con noi rimanga sempre. Siccome stasera qui ci sono i referenti per il cammino sinodale delle parrocchie, e con loro in modo particolare sono chiamati adesso a farsi portavoce presso i coordinatori delle commissioni, ecco, per attivare questo processo di cui vi parlavo.